Signori, tanto per cambiare siamo tornati in un nuovo gameplay. E stavolta non stiamo giocando a Call of Duty come vedete, anzi sono Cock, ma voi potete chiamarmi semplicemente Rappasta. E vabbè, stiamo giocando ad Assassin's Creed Revelation. Non chiedetemi a che missione sono, cioè io so solo che quando ho iniziato a giocare e c'è scritto che ero a livello al completamento 19%. E 19 probabilmente ci ha giocato Davide, che è mio fratello, però allora ho detto, beh dai, tanto per variare, proviamo a fare un gameplay qua, che poi faccio di uno schifo, boh, tante di quelle volte, ma qua ovviamente taglierò. E a parte questo, allora, abbiamo visto il gameplay, alla fine è una... in cosa consiste? Da quanto ho capito siamo nei paesi tipo... non Gerusalemme, Istanbul, una cosa del genere, probabilmente sto tirando tante di quelle puttanate, ma a noi non importa. E dobbiamo, come al solito, assassinare, uccidere, seguire persone, fare finta di essere dei suonatori, tutte cose così, insomma. Alla fine il gameplay, come potete vedere, è sempre il classico. E qua, vabbè, è sempre il classico di Assassin's Creed, cioè molto divertente, dinamico, potete andare in giro da divertente. Ma a parte questo, abbiamo capito che quando è successo? Ieri è uscito Call of Duty Ghost. Yeah! Ma non mi è arrivata a casa. Non mi è ancora arrivato a casa. Che cazzo! Mi arriverà probabilmente domani, speriamo, se secondo le mie stime. Però, boh, e intanto si va avanti un po' così, andando a cercare gameplay dai giochi più inesplorati. Infatti, mi sa che se domani non arriva, metterò un gameplay di Medal of Honor. Tanto perché noi siamo dei geni, appunto, che quel gioco per me fa cagare. Cioè, rispetto a Call of Duty, non mi attira per niente. Ogni tanto lagga nella campagna. Non parlare del multigiocatore, che quando ci ho giocato c'erano tipo 50 persone online. Saranno stati i creatori. È stata, vi giuro, una vergogna. Ma a parte queste piccole perle di saggezza che noi vedremo col tempo e per tempo, volevo parlare di un argomento abbastanza interessante oggi. Cioè, valuteremo, vedremo i nostri cari collaboratori. Allora, l'argomento che volevo parlare oggi è la vita sociale per ogni gamer. Cioè, noi abbiamo, come sappiamo tutti, le persone passano molto tempo, soprattutto come per gli svaghi, quando c'è voglia, quando non si ha voglia di fare compiti o di studiare o di andare a lavorare, qualsiasi cosa, cerchiamo degli sfizi, degli svaghi, come è giusto che sia. Però molto spesso queste attrazioni ci tolgono gran parte della vita, perché va bene? Se voi la buttate sul fatto che molte persone magari giocano un'oretta, due alla play, tanto per rilassarsi, magari dalle 6 alle 7, così. Ma il caso è un po' diverso quando si gioca 6-7 ore lì, allora c'è da farsi delle domande su se stessi. Io non vi sto dicendo che non dovete farlo, anzi, però diciamo che non è molto consigliato buttare la propria vita adolescenziale o di giovani, appunto, in una cosa puramente virtuale che non può sostituire la realtà, però molto spesso per molte persone ci riesce, perché noi sappiamo che un gioco, una missione che noi le facciamo alle 4 del pomeriggio o che le facciamo a mezzanotte non cambia niente come multimedialità, ma alle 4 del pomeriggio noi possiamo uscire, giocare a calcio, possiamo andare con gli amici, qualsiasi cosa, trovare delle attività oltre scolastiche e fuori casa soprattutto. Invece a mezzanotte la vedo un pochino difficile perché molto spesso le persone... non è banale questa cosa qua, cioè lo sappiamo tutti che a mezzanotte una persona non va a uscire a giocare a calcio e soprattutto non chiede agli amici di uscire per andare a giocare a calcio, per fare qualsiasi cosa, non sono affari che mi riguardano. Ma la vita multimediale è una cosa che ci attrae perché come tutti alla fine noi siamo attratti non dal divino, dall'esterno, dal fatto che c'è un qualcosa al di sopra di noi, non sto parlando di Dio, un qualcosa di più intelligente di noi che ci permette di fare delle cose che noi adoriamo, per esempio giocare a Call of Duty, giocare a giochi di ruolo, passare un pomeriggio, passare un paio di ore con una vita irreale che ci è posta davanti agli occhi da geni che hanno creato questi sistemi. E noi ci divertiamo per questo, noi riteniamo molto più importante a volte, in alcuni periodi della vita, dedicare la nostra vita in questo. E sto parlando appunto della vita adolescenziale, non fraintendete. Ma
Questa è una cosa abbastanza brutta. Io sono il primo a dire che ho sbagliato in molti aspetti in queste cose qua, perché buttare via anni in un sogno, in una speranza che poi è vana perché non serve a niente. Magari noi giochiamo tanto perché vogliamo sentirci forti, perché cerchiamo il gameplay per YouTube, perché vogliamo diventare famosi, da lì famosi diventare anche noi, entrare nel turno dello Sdrogo, entrare nel circolo di Johnny Creek, conoscere gente famosa, tutte cose così, partecipare a eventi. Però questa cosa qua ci distoglie lo sguardo da cose più importanti, cioè la vita che noi ci tostiamo. Che noi ci stiamo togliendo la vita sociale, e molto spesso noi ce ne rimproveriamo, ma perché non esci tipo i nostri genitori, ma perché non esci, perché non fai questo, perché non adesso ti chiami i tuoi amici, tutte cose così, e molto spesso queste cose sono fasulle perché gli amici esistono se vengono frequentati, se vengono coltivati, non esistono solamente, appunto, non è un'ideologia l'amicizia, non è... Va appunto portata avanti, non va trascurata, perché sennò si perdono degli effetti, delle funzioni che rendevano un'amicizia appunto importante per questo. E non è un problema se voi giocate tante ore, basta che voi vi sappiate regolare con voi stessi, con i vostri obiettivi. Se voi siete felici di questo, io non vi posso dire niente, ma se voi pensate che questa cosa possa in qualche modo influire nel vostro atteggiamento, nei vostri pensieri, nella vostra cultura, magari smettete per un po', vi assicuro è difficile, ma pensate un po', un pochino cioè pensate a passare il tempo in un modo migliore, che ritenete migliore per voi. E ritenete migliore anche per i vostri amici, perché è lì che alla fine ci si diverte. E poi stando sempre alla TV, trascuri anche la scuola, trascuri, cioè, le sapete queste cose. E la mia predica, il mio salmone oramai è finito, quindi io spero che vi siate divertiti. Mettete mi piace, commentate, fate quello che volete, alla fine basta che voi vi siate divertiti. E ci vediamo nel prossimo video. Cos'è che ci crea YouTube? YouTube ci crea la forza, la possibilità a ognuno di noi, cioè indistintamente, di poter diventare, tra virgolette, famosi, sempre in questo piccolo cerchio di persone che ne fanno parte. Però questa è una grande possibilità che ci offre YouTube e non sempre è da sottovalutare. Oddio, molti pensano che basta mettere un gameplay a settimana o basta dire un paio di cazzate.